Allora, come nascere e crescere a Ischia? Ma penso sia una fortuna, è stata una fortuna. Mia mamma è di Ischia, mio papà era di Napoli, e poi venendo a lavorare a Ischia negli anni 50 ho incontrato mia mamma e io sono stato fortunato a nascere in questa splendida isola, dove poi a fine carriera mi sono ritirato, quindi ho tutto qua e mi piace molto stare a Ischia. Ma per te, diciamo che hai fatto questa carriera comunque molto importante, vivere in un'isola, perché comunque è diverso, quali sono stati i passaggi che hai fatto per, diciamo, è stato semplice, è stato difficile? Sì, diciamo che è stato molto più difficile raggiungere praticamente il calcio che conta, perché io a fine anni 70, inizio anni 80 ero nel settore giovanile dell'Ischia, la squadra locale, e la fortuna ha voluto che giocavamo contro le squadre del continente, tipo Napoli, Avellino, Salernitana, Benevento, facciamo un campionato regionale e lì praticamente mi sono messo in mostra e il Napoli mi ha adocchiato e grazie ai dirigenti del Napoli dell'epoca mi hanno prelevato a me e un altro ragazzo di Ischia, si chiama Buonocore, che è un altro grande talento, e ci hanno portato nel settore giovanile del Napoli, dove io dall'età di 14 anni fino a che poi sono passato alla Fiorentina nel 99-2000 e sono rimasto 15 anni, quindi è stata un'esperienza bellissima, però diciamo che dall'isola è difficile emergere, perché uno, perché si sta troppo bene qua e quindi per andare via è difficile staccarsi da questa bellezza, credo che in questi giorni ve ne siete resi conto. E poi l'isolano ha una mentalità diversa dal cittadino, quindi siamo molto più attaccati al nostro territorio. Però il calcio era talmente una grande passione che mi ha portato ad andare via. E, come ho detto prima, ho avuto la fortuna che il Napoli in quegli anni ha messo gli occhi su di me, quindi sono riuscito poi ad arrivare in Serie A. E come secondo te era più difficile quando tu sei divenuto, diciamo che hai fatto questo trasferimento, oppure per un giovane oggi che comunque possiamo dire che attraverso la tecnologia le opportunità può essere più facile, ma allo stesso tempo c'è più forse concorrenza, non lo so. No, prima era più semplice, tra virgolette, certo ci volevano tanti sacrifici, però ecco, se tu eri bravo venivi notato, c'era più meritocrazia. Oggi invece è differente, è difficile, c'è tanta competizione, non ci sono, ecco, prima praticamente la selezione era fatta solo su noi italiani, no? Oggi con l'apertura delle frontiere ci sono tantissimi stranieri che tra virgolette prendono anche il posto dei ragazzi, dei nostri ragazzi, e quindi è molto più difficile oggi emergere nel calcio di prima. Prima, ecco, se eri bravo ti notavano, ti venivano a prendere ovunque, c'erano degli osservatori, le società erano strutturate proprio per coprire tutta l'Italia, tutto il territorio, quindi si lavorava sull'Italia e noi ragazzi avevamo più opportunità per emergere. Oggi è veramente difficile perché hanno più competizione, devi essere davvero bravo bravo, ma devi essere un fenomeno per emergere, quindi i ragazzi oggi sono un po' più sfortunati di noi dell'epoca. E secondo te cosa può dare un'isola di più a livello caratteriale, la tua esperienza personale come ischitano? Ma sicuramente tanta serenità, ecco, vivere su un'isola e crescere su un'isola ti dà, ecco, modo di conoscere tante persone, perché ecco, il mondo viene qua, non è che devi andare tu a girare il mondo, e quindi praticamente hai una mente un po' più aperta perché conosci persone di vari paesi e sei pronto ad affrontare praticamente quando vai in giro. Quello sicuramente mi ha aiutato tantissimo ad affrontare tra virgolette il mondo, che poi è il mondo calcistico, però ecco, per me è stato molto molto importante avere questa mentalità aperta, almeno stiamo parlando degli anni 80, quindi si parla di una vita fa, e questo mi ha aiutato, veramente mi ha aiutato proprio il fatto che questa è un'isola turistica, il fatto che avevamo a che fare con tante persone con mentalità diverse e siamo cresciuti con una mentalità aperta. Com'è cambiata Napoli invece dagli anni 80 a oggi? Se è cambiata come città e come realtà in generale? Ma sicuramente è cambiata, come d'altronde cambia un po' tutto il mondo, però Napoli, cioè, rimane sempre quella particolarità della passione che non cambia mai, anzi aumenta sempre.
quelle sono situazioni che trovi solo nelle città come Napoli. Io ho passato un periodo bellissimo a livello calcistico con Maradona, ero un ragazzino, sono cresciuto con loro, ho vinto con loro, ero il terzo portiere all'epoca, quindi ho visto una squadra meravigliosa, dei giocatori stupendi, per cui Maradona penso è il più grande calciatore al mondo. E poi quando io ho incominciato a essere titolare c'è stata una fase un pochettino calante, sia della società che ha avuto delle problematiche con Ferlaino e anche a livello calcistico, perché noi eravamo una buona squadra all'inizio, però ogni anno per problemi economici Napoli vendeva i migliori giocatori e quindi dopo 5-6 anni ci siamo ritrovati con una squadra molto debole, con una società praticamente assente che aveva dei grossi problemi all'epoca. E quindi c'è stata una fase veramente buia del calcio Napoli, però sempre supportata da questi meravigliosi tifosi che non hanno mai abbandonato la squadra, anche nei momenti più brutti. Cioè, è facile fare il tifo per una squadra che vince sempre, no? Quello succede praticamente un po' dappertutto. A Napoli invece c'è l'affetto anche quando perdi. E io in quella fase lì ho capito che cos'è Napoli, cos'è il tifoso napoletano e soprattutto essere napoletano. In un momento veramente triste, che siamo retrocessi dalla Serie A alla Serie B, diciamo chi mi ha dato coraggio sono stati i tifosi, perché sai, affrontare una retrocessione non è mai semplice. E io poi da tifoso napoletano, di Ischia, Campano, ho sempre sognato di giocare nel Napoli e l'ho portato in Napoli in Serie B, no? In quell'annata lì. E non ti dico la devastazione di quei momenti, sportiva parlo, non parlo, ci sono cose molto più delicate, più serie, però ecco, a livello sportivo per me era una tragedia. E grazie ai tifosi io sono riuscito praticamente a riprendermi, erano loro che facevano coraggio a me. Quindi questa cosa qui ti rimane sempre dentro e oggi l'affetto che provo nei confronti dei tifosi a Napoli è lo stesso loro che mi danno ancora affetto oggi, che a distanza di tanti anni che non gioco più a calcio e non faccio parte a Napoli, è qualcosa di incredibile. Io quando sono a Napoli è come se giocassi ancora con Napoli, quindi c'è ancora quell'affetto e questo te lo dà solo Napoli. C'è stato un momento un po', come dire, che tu ricordi in particolare, che ti tocca ancora oggi quando da parte appunto dei tifosi, un gesto o sì, una lettera, non so, degli striscioni? Ma sì, sicuramente, che io quando ho fatto le 200 presenze con Napoli ci fu tutta la curva, praticamente fu uno striscione enorme, era dedicato a me, con la mia immagine. Quindi sono quelle cose che ti rimangono. E poi ci fu una partita dove lo stadio era pieno, c'erano 80.000 persone, che vincevo una semifinale contro l'Inter di Coppa Italia e andammo in finale, dove tutto lo stadio, praticamente tutto, se io farei un rigore decisivo, sai, quelle cose che sono andate in finale, ma tutto lo stadio inneggiava il mio nome, cioè sono quelle cose che poi ti rimangono per tutta la vita, quindi sono dei ricordi stupendi. Pensi che l'epoca, diciamo, di Maradona sia stata più una questione proprio di Diego come presenza, come leadership, o comunque un gruppo che è stato lui a riuscire a mettere in valore ancora di più? Pensi che sia una questione di leadership o veramente di gruppo? Ma guarda, lì c'era un po' tutte e due le cose, però diciamo, il valore assoluto era quello di Maradona. E senza Maradona difficile vincere, infatti penso dopo aver vinto quei due scudetti con Maradona, Napoli non ha più vinto lo scudetto, magari ha vinto una Coppa Italia, una Supercoppa, ma diciamo che per lo scudetto abbiamo avuto bisogno di Maradona a Napoli e lui era quello che praticamente galvanizzava tutto il gruppo, malgrado c'erano dei grandissimi giocatori, c'era Careca, c'era Calmao, c'era Giordano, c'era Lemao, c'era Ferrara, poi comunque c'erano grandissimi calciatori, Bagni soprattutto che era anche un grandissimo condottiero, però cioè, senza Maradona, questa era una squadra normale, invece con Maradona diventava una squadra fortissima. D'altronde Maradona ha vinto anche in quegli anni, ha vinto un mondiale da solo, tra virgolette, e penso sia stato l'unico calciatore al mondo a vincere un mondiale con una squadra molto umile, e lo poteva fare solo Maradona.
c'è stato un aneddoto che magari ti hanno raccontato visto che tu eri giovane dello spogliatoio? Io ero lì, so tutto. Sei tutto. Ho vissuto con loro 24 ore al giorno, vivevo con loro, quindi magari c'era addirittura, pensa che una volta eravamo a tavola, e alla fine, prima il sabato di un ritiro, dopo aver pranzato, noi avevamo un centro sportivo a Soccavo, si chiamava Centro Paradiso. Lo si mangiava e alla fine, sai, siamo rimasti 5-6 giocatori a tavola e altri erano andati via, tra cui c'era Maradona. E si parlava un po', c'era Maradona, De Napoli, c'era Bagni, c'ero io, Crippa e Ferrara. Io in quell'epoca facevo il secondo portiere, fine anni 80. E praticamente Diego chiedeva quanto guadagni, sai, si parlava degli ingaggi e quindi chiese a me io quanto guadagnassi. Io dissi 70, però si parla di milioni. Sì. E quindi lui disse al mese? No, all'anno. Ma come? E si arrabbiò e chiamò all'epoca, c'era il direttore sportivo generale, era Luciano Moggi, e incominciò a chiamare Moggi. Luciano. E disse, madonna, ho combinato un guaio. Cioè, disse, Moggi venne lì, chissà che cosa pensava fosse successo. Ma come? Si avvicina a Luciano. Ma questo ragazzo che è cresciuto con noi, è bravo, così gli dai quattro spicce, cioè pochi soldi. No, Diego, non ti preoccupare, adesso pensiamo alla partita domani. No, tu devi sistemare il ragazzo. Io rosso, perché poi ero timido, ragazzo. Volevo sprofondare, ma no, chissà che succede. Vabbè, non ti preoccupare, poi lo sistemiamo, così finì lì. E io tutta la notte non ho dormito, perché pensavo, ma no, che succederà, perché poi Moggi era uno tosto. Quindi però il giorno dopo andammo a fare sta partita, abbiamo vinto, fortunatamente, 2 gol di Maradona. Il martedì, alla ripresa degli allenamenti, alla fine venne il massaggiatore Carmando, storico, disse Pino, guarda che ti aspetta, il direttore su, e disse, madonna, ma che succede? Come farà, non farà nero? Cioè quella doccia non finiva mai. Oh, guarda che ti aspetta! Io, vabbè, vado a prendere questa cantata da Moggi. Busso, e allora vedo lui, che sai, entra, siediti. Cioè praticamente vai, un contratto nuovo, triplicato. E sia per la cifra che per gli anni. Cioè, io lo ringraziai, diciamo, ringrazia Diego, qua io andai nello spogliatore, ringrazia Diego, Diego disse no, non c'è problema. Diego non lo faceva, lo ha fatto con tutti. Cioè Diego, oltre a essere un grandissimo leader, un grandissimo giocatore, aveva anche un cuore enorme. Quindi come fai a non volergli bene? È un aneddoto un pochettino particolare, però lui era così, era fantastico con i compagni, e se oggi parli con i suoi compagni, anche con gli avversari, non c'è uno che non parla. Abbiamo parlato del Napoli di ieri, parliamo poi del Napoli di oggi, anche se ovviamente non, senza entrare in polemiche o altro, ma più che altro per parlare di cosa è diventato il Napoli secondo te, ovviamente da spettatore, come lo vedi? Ma guarda, per quello che ho passato io, oggi è tutto oro. Diciamo che all'epoca, dopo gli anni di Maradona, come abbiamo detto prima, abbiamo dei problemi sociali veramente grossi che poi ha portato al fallimento. Quindi per me, e penso anche per tanti altri tifosi napoletani, il Napoli di oggi, siamo contenti del Napoli di oggi, anche a livello societario. Certo, sai, il tifoso vuole vincere, quindi vorrebbe quel qualcosina in più, quella spinta in più che un imprenditore come De Laurentiis difficilmente te lo può dare. Uno, perché per competere con la Juve ci vorrebbero veramente degli investimenti mostruosi. La Juve ha tutto, il Napoli praticamente si regge sul suo fatturato, il fatturato del Napoli è un quinto di quello della Juve, quindi è difficile competere. Però l'Atletico Madrid, Spagna, compete con Real Madrid e Barcellona, che hanno dei fatturati enormi. L'Atletico Madrid ha vinto il campionato in questi anni e addirittura è arrivato 2 volte in finale di Coppa di Champions League. Quindi secondo me ci vorrebbe un altro pochettino più di programmazione nel Napoli, un pochettino più di competenze, non solo il padrone che De Laurentiis, ma dovrebbe secondo me affidarsi di più a qualcuno che ne sa di calcio e dare un po' di più carta bianca, non a spendere soldi, ma ci vuole sapienza del calcio. Dovrebbe secondo me rafforzare dei settori della società che il Napoli in questo momento li ha scoperti. Solo questo io posso imputare un pochettino a De Laurentiis, per il resto ci ha dato delle grandissime soddisfazioni,
l'Italia, abbiamo vinto una Supercoppa, siamo l'anno scorso penso per gran parte del campionato siamo stati protagonisti, io pensavo sinceramente che era l'anno giusto, però poi ci siamo fatti raggiungere dalla Juve ed è dura sorpassare. Lì ci voleva secondo me a gennaio qualcosina per dare una mano a questa squadra, non è stato fatto proprio per quello che ti ho detto prima, manca la competenza secondo me in materia. De Laurentiis è un grande imprenditore, tiene i conti a posto e questo già secondo me è una grandissima cosa, però per vincere, ecco, senza spendere chissà cosa, secondo me prendere l'esempio dell'Atletico Madrid potrebbe essere utile. Non pensi che ad esempio oggi sia, come dire, sottovalutato in generale un po' l'effetto gruppo, che è un gruppo, nel senso l'abbiamo visto adesso con gli europei, sì, con l'Italia di Conte, sì, che comunque non era, sì, la migliore squadra, no, possibile, anzi, nel senso a livello di talenti, ed è mancato poco per... però come gruppo, sì, è riuscita, e anche il Leicester l'anno scorso in Premier League, nel senso non si dovrebbe forse fare più attenzione all'insieme del gruppo che ai singoli giocatori? Questo lo puoi fare nel momento in cui hai in squadra un gruppo storico. Napoli praticamente ha la maggior parte dei giocatori sono stranieri, mentre la Juve, o il gruppo che poi dopo è passato in nazionale, ha fatto bene. La Juve ha un gruppo solido storico di italiani. Non perché uno dice che gli italiani sono meglio degli stranieri, perché c'è il senso di appartenenza. Quando tu arrivi in una squadra, magari una squadra straniera, c'è il rappresentante di quella squadra che ti fa capire come si deve giocare, come si ragiona in un gruppo, qual è la direzione da prendere. La Juve è così, il Napoli no, il Napoli è multietnico, c'è ognuno che pensa a sé e non pensano ad unire questo gruppo. Manca un po' di personalità in questa squadra del Napoli. E giustamente, come hai detto tu, con quello si può raggiungere qualsiasi tipo di obiettivo. Abbiamo fatto l'esempio dell'Atletico Madrid, d'altronde ha fatto l'esempio dell'Italia agli europei, che secondo me poteva tranquillamente arrivare in finale. Però, ecco, come ho detto prima, a Napoli manca proprio questa figura specifica, proprio questa competenza per creare un gruppo del genere. C'è un grande allenatore, però secondo me manca proprio il gruppo solido, quello lì che praticamente dà le indicazioni per dire ragazzi si fa così, si vince, si gioca per la maglia, si gioca, ecco, il senso di appartenenza. Motivatore. Manca proprio il senso di appartenenza a Napoli. Perché ci sono secondo me pochi campani, quando si è vinto lo scudetto c'erano 7 giocatori del settore giovanile, quindi campani, che praticamente fanno capire lo spirito della città, lo spirito della squadra. Questo deve succedere in ogni squadra. Diciamo che, visto che il calcio è business, però gli uomini secondo me contano sempre di, sì, più, sì, forse bisognerebbe andare più in questa direzione. Questa direzione, forse, sì, gli ultimi acquisti vanno in questo senso là, sì, perché molti tifosi si lamentano, sì, prima erano troppi, sì, stranieri, adesso troppi italiani, non si capisce. Ma gli italiani non sono mai troppi, sinceramente, per il mio modo di vedere il calcio. Gli stranieri devono venire in Italia, ma secondo me, come si faceva molto, i migliori, per insegnare ai ragazzi nostri. Cioè, gli italiani sono cresciuti grazie ai vari, all'epoca, i Maradona, i Zico, i Platini, i Falcao, che erano grandissimi giocatori. Oggi arrivano giocatori che sinceramente in Italia ce ne sono tantissimi. Se vai in Lega Pro, in Serie B, di giocatori meglio di quelli che giocano in Serie A stranieri ce ne sono tantissimi, però oggi è anche business, quindi è un po' contorta la cosa. Però il calcio è così oggi, ti devi un pochettino adeguare. Chi riesce a capire, come hai detto tu, che è più importante l'uomo che il calciatore, allora praticamente vince, è un progetto vincente. Spero che Napoli riesco a capirlo al più presto possibile. Per chiudere, quale può essere un augurio che tu puoi fare da napoletano, veramente, anche da tifoso, a questo Napoli per la prossima stagione? Ma guarda, innanzitutto quella di dare sempre più fastidio alla Juve, perché noi non ci piace tantissimo dare fastidio alla Juve, per un fatto proprio, ecco, di sana competizione, ormai a me piace essere competitivo, ma e di scherzare anche a livello di tifo, perché è la cosa più bella. Io ho tanti amici juventini, ci divertiamo a prenderci in giro, ma deve finire lì. E quindi a noi, ecco, io auguro veramente a Napoli che possa mettere il bastone tra le ruote della Juve anche quest'anno. Vabbè, grazie. Grazie a tutti. Sogna i monti, sogna.